Buon pomeriggio e buon proseguimento di giornate, di settimane. Buona settimana a tutti voi. Qua sono le ore 14 e 20 minuti prima. Mi raccomando, se vi siete perso il video dedicato alla mia recensione, opinioni, post, takeover, Vengeance Day, andatevelo a recuperarlo, a vedere. Allora, parliamo innanzitutto di Coppa Italia, basket maschile, Serie A, Coppa Italia 2021. Poi diamo anche uno sguardo oltreoceano per quanto riguarda l'NBA. Allora, come vedete già dall'immagine di video copertina, le scarpette rosse dell'Olimpia Milano hanno superato nella finalissima di Coppa Italia a Pesaro con il netto risultato di 87 a 59. Ma prima però della finale, facciamo a questo punto un resoconto finale. Partendo dai quarti, dove l'Olimpia Milano aveva superato la Reggiana per 80-52, Venezia aveva superato Virtus Bologna 89-82, Brindisi aveva battuto Trieste 93-81, Pesaro dopo il tempo supplementare, dopo il 99 pari contro Sassari al 40esimo, aveva battuto appunto la squadra nella Sardegna per 115 a 110. Nelle semifinali Milano aveva superato Venezia 96-65, Pesaro aveva superato Brindisi 74-69. Ricapitoliamo, nella finalissima Milano vince 87-59 contro Pesaro, quindi possiamo dire un Olimpia Milano che sì, d'accordo, era campo neutro, anche se alla fine come se giocava in casa, anche se alla fine non c'era pubblico, tranne qualche dirigente, qualche cosa, però già dal quarto di finale più o meno si è capito che la sua forza era mastodontica rispetto agli altri. Ora passiamo quindi invece alla NBA, leggiamo i risultati della notte passata. Charlotte San Antonio 110-122, Detroit New Orleans 123-112, Toronto Minnesota 112-116, Dallas Portland 118-121, Oklahoma Milwaukee 114-109, Phoenix Orlando 109-90, Denver Lakers 122-105, Clippers Cleveland 128 a 111, Sacramento contro Memphis 110-124. Poi praticamente ieri nella domenica sera italiana, ma mattutina americana, Washington aveva superato Boston per 104 a 91. Prossime sfide qui che vi elenco sono ovviamente la notte prossima: Indiana-Chicago, Washington-Houston, New York-Atlanta, poi c'è Utah-Philadelphia, Golden State-Cleveland, Clippers-Miami, Sacramento-Brooklyn, il 17 poi Boston-Denver, Detroit-San Antonio, Memphis-New Orleans, Milwaukee, Toronto, Minnesota, Lakers, Oklahoma, Portland, Phoenix, Brooklyn. Per quanto riguarda le classifiche ovest, abbiamo ad ovest in testa Utah 22 vinte e 5 perse, seguono i Lakers 21 vinte e 7 perse, Clippers 20 vinte e 8 perse. I Phoenix 17 vinte, 9 perse, Portland 16 vinte, 10 perse, San Antonio 16 vinte, 11 perse, Denver 15 vinte, 11 perse, Golden State 14 vinte, 13 perse. Queste le posizioni playoff. Al di fuori dei playoff ci sono Memphis 11 vinte, altrettante sconfitte, Dallas 13 vinte, 15 perse, Sacramento 12 vinte, 14 perse, New Orleans 11 vinte, 15 perse, Houston 11 vinte, 15 perse, Oklahoma 11 vinte, 15 perse, Minnesota 7 vinte, 20 perse. Ad est, Philadelphia 18 vinte, 9 perse, Milwaukee 16 vinte, 11 perse, Brooklyn 16 vinte, 12 perse, Indiana 14 vinte, 13 perse.
Boston 13 e 13, New York 13 e 15, Charlotte 13 e 15, Toronto chiude zona playoff 12 vinte e 15 perse, zona salva diciamo, cioè salva, che non c'è niente, Atlanta 11 e 15, Miami 11 e 15, Chicago 10 e 15, Orlando 10 e 18, stessa cosa per i Cleveland, Detroit 8 e 19, Washington 7 e 17. Quindi, invece, andando nelle divisioni specifiche, Atlantica abbiamo Philadelphia, Brooklyn, Boston, New York, Toronto, Sud-Est, Charlotte, Centrale, Milwaukee, Indiana, Nord-Ovest, Utah, Portland, Denver, Pacifico, Lakers, Clippers, Phoenix, Golden State, Sud-Ovest, San Antonio. Anche se, come vediamo, comunque, per esempio, ad ovest c'è abbastanza equilibrio perché anche le squadre non al momento in zona playoff, metti i Memphis, metti Dallas, Sacramento, l'unica è l'Udine Sud con sole 7 vinte, quindi stessa cosa un po' vale a destra, ad eccezione però di Detroit e Washington. Bene, quindi cari amici, io vi saluto per quest'oggi. Per quanto riguarda lo spazio YouTubico, è tutto. Domani già vi dico che allora ci organizziamo così. Sul mio canale YouTube, recensione di Raw della puntata di quest'oggi, dove c'è già parecchia carne a cuocere. Poi penso di fare invece di due su YouTube domani di ritornare un po' sulla paginetta Facebook mia Deluxe Television, di fare lì una bella diretta dedicata a Serie A, Serie B e UEFA Champions League con le due sfide di domani, le due sfide di mercoledì o magari facciamo un bel contenitore ancora più ampio, Serie A, Serie B, Champions League ed Europa League. Quindi io vi ringrazio. Poi, giusto per dire qualche cosa, era da tempo un po' che non prendevo in mano la PSP e diciamo, nonostante un po' la veneranda età della console, visto che poi l'acquistai che era già di seconda mano usata, però ho incominciato un campionato Brasileirão, Liga do Brasil col Palmeiras. Siamo più o meno lì, quasi alla chiusura, 30ª giornata. Siamo buoni al 12º posto. Tenendo conto, per esempio, che al campionato brasiliano sono 20 squadre, però tutto sommato sono soddisfatto. Certo, spero magari di un range di posizioni, magari dalla decima, massimo alla quattordicesima, massimo alla quindicesima, ma speriamo di no, magari rimaniamo lì, 10, 10, 13. Va bene, tanti saluti a voi tutti, quindi buon proseguimento di giornata, di nuovo buona settimana a voi tutti, buon pomeriggio, noi ci vediamo domani con i prossimi appuntamenti, poi ovviamente domani ci sarà, oltre alla descrizione di quello che accadrà nella notte tra oggi e domani a Raw, anche uno sguardo sulla card dell'imminente pay per view dei due roster principali Raw e SmackDown di questa domenica Elimination Chamber, che ovviamente sarà visibile per esempio per noi italiani che hanno il WWE Network dalla 1 di notte tra domenica 21 e lunedì 22 febbraio. E niente, ci si becca domani, tra cui poi mi raccomando, domani sera non vi perdete No Direction Home a cura di Nicola Andriscia in arte, Nico Ceralacca sulla pagina sia Facebook che Instagram di Radio Staffetta Adrani, ANG in Radio Staffetta Adrani. Bene, io vi saluto, buon proseguimento. Manteniamoci al tavolo e non solo. Frecd, ciao!